Siamo a Portici, nella libreria Vocali, con Shada Colen, che ha appena finito di presentare il suo libro Di Sotto, edizioni Vocali. Di Sotto, sì. Questo titolo molto particolare, anche se è ambientata tutta la storia all'interno di un condominio di 7 sì. piani. Diamo una prima indicazione sul titolo, dove c'è una bellissima copertina che tu prima hai riferito essere stata disegnata dalla tua mamma. Sì. Dopo tante indicazioni, alla fine effettivamente abbiamo questo ragazzo che è incatenato. Sì. Però non voglio aggiungere altro. Partiamo dal titolo. Sì. Il titolo Di Sotto è, diciamo, può voler dire tante cose, infatti mentre di solito il titolo è un qualcosa che tu elabori alla fine, invece è stata la primissima cosa a cui ho pensato, perché volevo dare sia l'idea fisica del di sotto, appunto del sotterraneo di questo palazzo, di questo edificio fatiscente in cui questo ragazzino vive con sua madre, ma è anche un qualcosa di metaforico, cioè tutto quello che può esserci sotto. La vita di una persona, le emozioni e tutto quello che una persona può avere dentro, diciamo. Tu durante la presentazione hai parlato proprio di emozioni e hai detto una cosa che mi ha molto colpito. In questo libro, che è il terzo, che pubblichi sempre con Vocali, c'è tutto il mio mondo emozionale. Sì. Cosa intendevi dire? Spiega meglio questa affermazione. Sì, ho voluto parlare di tutte le emozioni che molti di noi, penso forse un po' tutti, viviamo sin dall'infanzia, da quando siamo piccoli, quindi nell'attraversare le difficoltà della vita che più o meno ognuno di noi affronta, e quindi dalla paura all'angoscia, la paura per il futuro, la solitudine, il timore di essere incompresi, il senso dell'abbandono, eccetera, eccetera. Poi c'è una crescita e quindi ci sono delle fasi che il protagonista Luigi, il bambino di 12 anni, attraversa, per poi arrivare ad una forza maggiore, ad una consapevolezza che lo porterà poi a stare meglio con se stesso e a elaborare appunto tutto ciò che ha dentro. Che obiettivo ti eri prefissata quando hai iniziato a scrivere questo libro? Tu prima hai detto, ti ho ascoltato con molta attenzione, avevo molto chiaro il messaggio o i messaggi che volevo trasmettere. Sì. La storia si è strutturata invece pian piano, diciamo mm-hmm. così, ma i messaggi erano chiari. Sì. Questa esigenza sulla quale si è dibattuto un po' all'inizio, no? Tra le persone presenti, di condividere qualcosa che è dentro di noi, che poi in fondo non è un vero e proprio messaggio, forse è qualcosa che ci appartiene, sì. è la condivisione di qualche cosa che abbiamo maturato, un'esperienza. Sì. Sbaglio? No, è così. Io sento proprio a volte il bisogno di condividere, non perché io abbia la presunzione di insegnare qualcosa a qualcuno, però spesso, siccome nei miei libri spesso c'è l'idea e la consapevolezza che per venire fuori dai momenti di difficoltà sono fondamentali le connessioni, sono fondamentali i rapporti umani, è fondamentale imparare a riconoscere le persone giuste, le persone sane. Tenere fuori dalla nostra vita invece quelle sbagliate che possono farci del male, quelle negative. Mi piace tirar fuori, mi piace cercare di trasmettere questo messaggio e di condividere appunto questa consapevolezza. E molto spesso i lettori mi hanno ringraziata perché hanno detto: mi sono riconosciuta in questa cosa, mi sono sentita meno sola, mi hai aiutato a prendere una decisione, eccetera, eccetera. Quindi questo io lo faccio principalmente per me, per tirare fuori quello che ho dentro, per mettere ordine nei miei pensieri, nelle mie emozioni. Però se può essere di aiuto anche in minima parte a qualcuno, perché no? Assolutamente. Come approdi alla scrittura? Visto questo abbiamo detto precedentemente, è il tuo terzo libro. Sì. Ma è un qualcosa che è nata nell'ultimo decennio, oppure è una cosa che ti accompagna da sempre? No, io ho sempre scritto, ho sempre amato scrivere, un po' perché sono molto emotiva, quindi come hai visto faccio molta fatica a parlare. E pensa che da piccole, quando dovevamo parlarci, io, le mie sorelle e mia madre, ci scrivevamo delle lettere. Ancora non c'era internet, ci scrivevamo delle lettere e le lasciavamo l'una sul letto dell'altra, quindi ho sempre amato la scrittura. Poi a un certo punto ho detto proviamo a scrivere un libro. E l'ho sottoposto alla casa editrice, è piaciuto molto, e da lì ho scoperto
scoperto che è la mia più grande passione, per stare bene. La scelta di ambientare, torniamo all'inizio, tutta la storia che poi è, c'è un personaggio, ma comunque è anche corale, perché sì, questi sette piani, ci sono sette mondi, no? E i condomini, il condominio è una metafora, sì, è una metafora di umanità. Certo. Io prima ho dato uno sguardo tra le pagine, effettivamente ti trovi man mano sempre registri diversi, perché ti trovi diversi personaggi. Perché il condominio? Perché mi piace, in realtà, se devo dire la verità, mi è piaciuto molto un film che vidi, che si chiamava Carnage, che era ambientato in un'unica stanza addirittura, con quattro personaggi. Mi piaceva questo crescendo, questo inizio calmo per poi trascendere, no? E quindi, e poi come dicevo prima, è, il palazzo è legato alla mia infanzia, che sono cresciuta dai miei nonni in questo palazzo alto, che per me era un palazzo normale, ma per me era immenso, no? Perché visto dagli occhi di un bambino era maestoso, e quindi mi piaceva l'idea di incentrare la storia cioè il senso del libro deve essere nei personaggi, in quello che sentono, in quello che pensano, quindi l'ambientazione deve essere uno sfondo, e quindi diciamo è lo stesso per tutti, e in questo, come hai detto tu, in questo passaggio tra un personaggio e l'altro, quindi tra un piano e l'altro, cambiano le modalità, cambiano i personaggi, cambiano i caratteri, l'aspetto, ma lo sfondo diciamo è sempre lo stesso e ognuno poi lo affronta in un modo diverso. Quanto è importante osservare e quanto poi attraverso l'osservazione ci si rende conto che ciò che appare spesso non corrisponde poi alla realtà o alla verità. È fondamentale. E forse il condominio, scusami che ti interrompo, mi dà proprio questa idea. Sì. Noi dei nostri amici condomini vediamo la facciata, no? Quello sì, che rappresentano, anche attraverso, non so, a volte sbicciando da fuori la porta, esatto, o attraverso l'abbigliamento, la macchina che uno può possedere parcheggiata, dove esatto, c'è il parcheggio. Però poi effettivamente quanto li conosciamo? Quanto... E infatti in questa storia i rapporti iniziano in maniera superficiale, dove non si conoscono neanche i nomi degli altri condomini, e poi pian piano si va scavando sempre più a fondo, e tra c'è questa lotta tra il fidarsi e il non fidarsi, tra il chiedere aiuto e il non chiedere aiuto, e man mano il ragazzino capisce appunto di chi può fidarsi e di chi non può fidarsi. Secondo me è fondamentale osservare gli altri, sia per capire come possiamo rapportarci agli altri, quindi quello che possiamo dare agli altri, quello che possiamo prendere dagli altri, appunto le famose connessioni di cui parlavo prima, ma anche in negativo, per capire cosa non vogliamo, essere, cosa non vogliamo, come non vogliamo diventare, quindi capire, studiare, osservare anche il negativo negli altri. Ultima domanda, perché sento di fartela, perché credo che questo libro rappresenti molto questa sensazione, posso sbagliare, un tuo momento, una fase della tua vita. Shada Colleen, in che fase della vita è rispetto anche a questo libro che ha scritto? Adesso sono consapevole, sono nella fase della piena consapevolezza, infatti sto invecchiando, ma non fa niente, non tornerei mai indietro, sono sempre molto emotiva, come hai potuto vedere, leggo il mio libro e piango da sola, però va bene così, sono fatta così, sono contenta di come sono e accetto tutto e apprezzo tutto, i miei limiti, i miei difetti, e cerco di fare sempre del mio meglio. Era l'ultima, ma me ne è venuta proprio un'ultimissima. Cosa speri che i lettori o il lettore tragga dal tuo libro? Cosa ti farebbe piacere cogliesse? Io la cosa che mi fa più piacere è quella che è successa con i primi due, cioè che mi dicano grazie perché mi sono sentita meno solo e mi sento più compreso. Questa è la cosa più bella. Ok, grazie. Allora ricordiamo di sotto Shada Colleen, Vocali Editrice. Grazie a te. Grazie.